Eccoci in un nuovo video, brevissimo, quattro sciocchezze, due parole soltanto. Allora, questo è il mio zaino nuovo, l'ho già mostrato. Scusate. Allora, come ho detto, questo era uno zaino volutamente scelto di questo colore grigio, uno zaino stealth backpack era definito, per non dare nell'occhio. È molto semplice, sono due comparti, comparto 1 e il comparto principale, ovviamente. Ok, comparto principale 2. Allora, ieri sono andato su un negozio e ho preso questo qua. Questa è una pochette con a soffietto, piatta, una volta chiusa è piatta, una volta che si è vuota, velcro con due bottoni per varie misure e notate. Allora, qui ha anche altri bottoni che non so cosa servono dietro, eventualmente per attaccare qualcosa, altri bottoni per attaccare le tasche esterne. Questa è una tasca esterna, un passante per la cintura, un belt loop in inglese. In realtà io voglio usarla con l'attacco molle posteriore per fare così, grigio su grigio, un supplemento grigio su nero, anzi scusate, oggi stamattina non ci siamo svegliati bene, per fare un supplemento, per avere, come dire, una tasca supplementare per mettere documenti o qualcosa senza dover necessariamente aprire il contenitore. Io voglio usare questa per andare al poligono, ok, quindi magari i documenti li metti qua senza la necessità di aprire la tasca, le tasche interne dove tengo, un attimo, ecco qui, ecco questo si toglie, dove tengo magari le armi. E allora, ecco, questo non capisco come sia messo, vabbè sì, lo rimettiamo di qua. E allora infiliamo qui, non è molto simmetrico, ok, 1 2. Ecco qua, una tasca esterna supplementare che è un prezzo modico di circa 10 euro, aggiunge in tinta con il nostro zaino, anche l'occhio vuole la sua parte, aggiunge uno spazio ulteriore, vediamo, vorrei metterla. Rimane leggermente disassata alla destra, l'ho infilata, in realtà dovrei mettere, scusate, questo qua, infiliamola correttamente per dare una posizione più centrata, anche se penso che non coincidano proprio l'ampiezza, perché io ho un numero dispari di stringhe, ecco qua. Ecco, così va meglio. Questo qui non ci serve, è appunto un passante per la cintura da mettere appunto esternamente, ma adesso non ci serve, lo ripongo dentro.
ecco. Qui ha anche dei bottoni per, volendo, per aprirla e piazzarla molto ampia se la tasca è molto piena, invece di usare il velcro quando è tutta vuota e chiusa. Ok, così va meglio. Quindi l'ho preso volutamente nero, non mimetico, non woodland, ma nero black, perché grigio nero fa da pendant. Quindi da è anonimo, si lega con il colore di fondo, e tutto sommato per 10 euro è una piccola aggiunta che si può fare.